Buongiorno, sono Carlo Chianura, sono il direttore del Master in Giornalismo della LUMSA e uno degli 11 autorizzati in Italia per fare accedere, dopo un percorso di 2 anni, all'esame di Stato per diventare giornalista professionista. Insieme passeremo in rassegna tutte le nostre attività e cercheremo di coinvolgerti in questa nostra bellissima avventura che arriverà presto alla nostra 6ª edizione. Il nostro master ha sede a Roma, in Borgo Sant'Angelo 13, e le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, così come i laboratori, e avremo, diciamo, come prerequisito per entrare nel nostro master una laurea di primo o di secondo livello. Gli obiettivi sono mettere in grado gli studenti praticanti di superare l'esame di Stato, come dicevamo prima, e soprattutto di formarli al giornalismo nelle sue varie forme, la carta stampata, ma anche la radiofonia, la televisione, il web, attraverso una serie complessa e entusiasmante, a mio avviso, di attività che consisteranno in 330 ore di lezioni frontali ogni anno e 700 ore di laboratorio, con all'interno dell'anno, per ogni anno, degli stage in giornali, televisioni e radio. L'organizzazione delle lezioni, dei laboratori, avviene attraverso dei docenti che sono sia professori universitari che giornalisti professionisti. Avremo tanti, decine di insegnamenti e seminari, avremo dei raggruppamenti disciplinari che tenteranno di affrontare, esaminare e scandagliare tutti gli aspetti della professione, e soprattutto laboratori che vengono organizzati come una grande redazione multimediale che ogni giorno, come una vera redazione, produce giornalismo, giornalismo vero. Avremo i fondamenti teorici, che sono quelli che sostanzialmente fanno la base della professione, che sono il diritto dell'informazione piuttosto che il diritto penale, la linguistica, la storia del giornalismo, il diritto della politica dell'Unione Europea e la propedeutica agli esami di Stato. E poi ci saranno i fondamentali professionali, quindi dalle tecniche di scrittura e linguaggio giornalistico, al giornalismo digitale, a quello televisivo, quello radiofonico e i vari contesti poi del giornalismo, la cronaca, l'economia, lo sport, la giudiziaria, gli uffici stampa. E soprattutto staremo attenti a quelle che sono le nuove frontiere del giornalismo, perché il giornalismo è una professione in evoluzione. E quindi affronteremo tutti gli aspetti relativi al mobile journalism, vale a dire quello che viene svolto attraverso gli smartphone, piuttosto che le tecniche di ripresa digitale televisiva, piuttosto che il data journalism, l'infografica, lo sviluppo della professione sui social media, l'editoria multimediale, vale a dire come diventare imprenditori di se stessi. E poi, dicevamo, il giornalismo sul campo, gli stage di 3 mesi per ogni anno del master, con convenzioni con alcuni tra i maggiori giornali, alcune delle maggiori testate italiane con le quali siamo in contatto. E poi, ultimo ma non ultimo, la possibilità di ospitare tantissime personalità del giornalismo, come potete vedere nel cartello che abbiamo ospitato e che ospiteremo anche nel prossimo biennio: Lirio Abbate, Lucia Annunziata, Luigi Conto, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Floris, Milena Gabanelli, Pietro Masturso, Francesco Sabatini, Giorgio Zanchini. In questo caso stiamo parlando dell'eccellenza assoluta. Insieme al direttore scientifico Fabio Zavattaro noi cerchiamo di formare giornalisti, giornalisti del futuro, quindi con uno sguardo sicuramente attento alla storia, ma anche con uno sguardo elevato e forte verso il futuro, che è il futuro della professione. Mai come oggi c'è richiesta di informazione. Deve essere un'informazione però professionale, un'informazione responsabile, e crediamo che la LUMSA, con l'eccellenza che ha raggiunto, è in grado di farlo. Ti lascio con il saluto che gli studenti di questo biennio rivolgono a chi si avvicinerà al prossimo biennio.
con la consapevolezza che la LUMSA ormai offre un'eccellenza di insegnamento e che preparerà al meglio per la professione futura tanti giornalisti, tanti nuovi giornalisti che saranno animati anzitutto da passione e consapevolezza dell'importanza di questa professione. A presto. Di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza. Luigi Di Maio e alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Di lui non si hanno più notizie. Infatti il 3 febbraio purtroppo hanno attuato una sorta di spedizione punitiva durante la quale hanno... Proprio nei minuti in cui Erdogan sta incontrando Papa Francesco. Sicuramente sono stati 2 anni intensi ma molto formativi, non pensavo assolutamente di appassionarmi e imparare molto per quanto riguarda l'ambito del giornalismo televisivo. Abbiamo imparato a montare un servizio, a condurre un telegiornale, quindi un bilancio decisamente positivo. Tra le esperienze fatte in questo master porterò con me i 3 giorni che ho passato a Sanremo durante il periodo del festival, un'opportunità per stare in contatto con il mondo della musica, con altri giornalisti e vivere dalla sala stampa quello che è il Festival della Canzone Italiana. La cosa più divertente probabilmente è stata la notte elettorale con gli altri nostri colleghi, quando poi alla fine ci siamo ritrovati alle 5 del mattino a mangiare spaghetti. È stato formativo perché siamo usciti con più conoscenze di quelle che avevamo, almeno parlo personalmente, e comunque anche il fatto di fare degli stage in relazioni importanti ci ha aperto delle strade o comunque delle conoscenze. Una professionalità che spero di spendere al più presto nel mondo del lavoro. Già abbiamo avuto questo primo approccio attraverso gli stage, attraverso le collaborazioni, e quindi non posso che augurare in grande in bocca al lupo a chi verrà e occuperà i nostri posti, quelli che sono stati i nostri, per 2 anni, e sarà sicuramente una bellissima avventura.